Ragazze, oggi vi do il buongiorno al sole, non potete capire quanto si sta bene oggi. E niente, io stamattina sono andata in giro, come avrete visto, perché avevo una visita medica. E niente, adesso sto aspettando Riccardo perché abbiamo deciso di andare a mangiare al sushi. E niente, quindi lo sto aspettando qua per non fare avanti e indietro, insomma, tornare a casa, andare su, quindi sta arrivando. E niente, vi faremo vedere cosa mangeremo di buono. Non vedo l'ora, ne ho proprio tanta tanta voglia. E niente, tra poco. Buongiorno. È arrivato con tanto di bubi. E va, lei c'è sempre. Andiamo, Via. andiamo, Aspetta. andiamo. Devi aprire tu a sto giro, però. Mamma mia, è pienissimo. Allora, farvi notare che tutto quello che voglio io finisce in uno. N1. Poi c'è T1 e poi Dolcis in fundo U1. Dolcis in fondo. Vabbè, senti, Dolcis. non fare il pignolo, non fare il pignolo, allora. Non vuoi fare la figa che parla in latino maccheronico e poi Dolcis in fondo. Ma per piacere, va. Devo mangiare. Per piacere, Ma per cioè, detto piacere. da lui poi Un che palermitano che parla il palermitano siciliano e il piemontese, ma malissimo per piacere. Ma è proprio. giusto che sia così. E allora, sta per te, va. Tesoro, Sì. che fai? Guardavo il mio posto. Che fai? Ti sbirci i posti da soli? E Non sì, guardavo cosa avevano scritto le mie tesorine. Non niente, cosa sto filmando. sto filmando te. Allora, E quindi sto filmando una cosa bellissima. Che ha fatto una cosa ancora più bella. Che mostra? In che mostra il suo ciotto? Vi fa le pernacchie, vi fa le pernacchie a tutte. è arrabbiata perché non arriva il sushi e lei c'ha fame. No, lei ha già mangiato a Ovviamente sto casa. scherzando, ragazze. Lei Come si mi scrivete? Io un attimo mangio il sushi. io a casa gli ho già dato la pappa, si è scassata. Questa è peggio della Martina. Vabbè. La Martina è una marca di acqua che c'è qui a Torino, non so se c'è nelle vostre città, che non si apre la bottiglia, cioè io devo chiamare o lui o direttamente Hulk per aprirla. Mi sta paragonando a Hulk. Dopo gli do 50 euro. Fai vedere il sacchettazzo, amore. Madonna, che muscoli. Allora, da una mano, da un lato abbiamo un regalo per nonna, perché oggi è il compleanno di mia nonna. Auguri, nonna! E domani appunto la vedrò, quindi se vi fa piacere potrei fare un vlog. E Io insomma, sono chiuso al lavoro. lui purtroppo non c'è, sono molto triste per questo. Però dopo la chiamiamo insieme, magari aspettiamo che esce Fedino da scuola, così le facciamo un tanti auguri, la facciamo contenta. E quindi Tanti auguri, beh. un tanti auguri a te. Tanti auguri! No, quello di Natale. Vabbè. Ma non è quindi Comunque, per no. me. Comunque, dicevo, da una mano abbiamo il regalino di nonna, che spero tanto le piaccia, poi domani vedrete. E dall'altra c'è un bustazzo pieno di cosine che dopo poi vi facciamo vedere, cose utili, cose che Cose erano in inutili, offerta. No, cose inutili no. mediocri, Devo cose. dire inutili no, tutte cose che mi servivano e ci servivano. E niente, quindi ora si va a casetta. Ragazze, tornate a casa. Riccardo è andato a prendere Fede e io nel mentre svuoto la bustona di Tigo Tavi e faccio vedere cosa abbiamo acquistato. Come vi ho anticipato prima, questo è il regalo per nonna che vi farò vedere domani, magari se farò un vlog domani.
Poi vabbè, qui c'è il volantino di Tigotà che ho preso perché mi hanno dato 10 euro di sconto. E poi qua c'è il mega mega bustone. Adesso vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Allora, parto dallo Scottex, che no, di qua, della Regina. Era in offerta, quindi abbiamo preso questo qua. Poi, carta igienica, abbiamo preso due confezioni perché avevamo finito tutto. E questo stava a 99 centesimi a pacco. Anche queste in offerta. Poi un po' di dischetti di cotone perché li avevo terminati, infatti ultimamente stavo usando per struccarmi le salviettine di Fria che mi aveva regalato Silvia, e quindi ho ripreso finalmente i dischetti. Poi sapone, shampoo per Federico, questo qua che non brucia gli occhi, ultra dolce bambini. Poi faccio vedere prima le cose per la casa. Poi ho preso questa scorta di sapone liquido con antibatterico igienizzante per ricaricare il nostro dispenser per il sapone, o come si chiama, il nostro cosino di Casanova. Poi ho preso per lavare i pavimenti questo che non avevo mai provato, della Dual Power Professional Pavimenti Argan, ultra profumato. Io adoro lavare e sentire un buon profumo in casa, quindi ho voluto provarlo. Pulito splendente senza risciacquo, anche questo è igienizzante, quindi fantastico. E poi ho preso questo qua specifico per cani, animali, amico degli animali domestici, della Spick & Span, è una novità, almeno così c'è scritto. Amico degli animali domestici, igienizzante, ipoallergenico, neutralizza gli odori e nickel, cromo, cobalto testato, non ha queste cose. Igiene sicura con antibatterico, elimina cattivi odori, germi e batteri. Insomma, vi ho letto tutto. In caso abbiate anche voi animali domestici, almeno sapete che c'è questa linea qui. Io solitamente prendevo il, come si chiama, il classico, oh, non mi viene, quel detersivo per pavimenti proprio antibatterico, ma mi sfugge, scusatemi. Poi Dove Men and Care per Riccardo da tenersi al lavoro, così se lo porta dietro. Poi ho preso per me questa maschera della Garnier Hydra Bomb, maschera idratante calmante per farmi una specie di spa a casa, per rilassarmi un pochettino. E non vedo l'ora di provarla. Poi, sempre per me, ho preso questo shampoo qua. Ultimamente sto prendendo sempre questo per i capelli molto lunghi, visto che li ho davvero lunghissimi. E Dream Long, lo vedete, l'ho vista in pubblicità, è già un po' di volte che la prendo, mi trovo bene, mi piace anche il profumo. Poi ho preso questo struccante della Nivea, io avevo quello nero professional che faceva la pubblicità Clio, mi pare, però ho guardato e ora costava sui 5,90 euro, veramente tantissimo, quindi anche no. E ho preso questo qui, che anche questa è una novità, sempre di Nivea, Micellar Urban Skin Detox, ed è purificante, un detergente 3 in 1, toglie tutto, labbra, occhi e viso, make up di ogni genere, quindi insomma rimuove in profondità, sebo in eccesso, purifica anche la pelle dall'inquinamento, quindi ho detto vabbè, proviamolo. E poi ho preso il fondotinta che avevo terminato, l'ho preso di Bella Oggi perché gli altri avevano un prezzo improponibile. Ho visto X Factor, mi pare si chiamasse, era in offerta 12,90 euro, ma la confezione ne aveva veramente poco di fondotinta, quindi no. E invece questo qua 10 euro e avevo anche il pennellino per applicarlo, che non avevo ancora, quella posta per i fondotinta, quindi ho preso questo qua con il pennellino di Bella Oggi, e ovviamente il numero 01 perché sono bianchissima, ormai lo sapete, via. E poi ho trovato in offerta 8,99 euro questa palette di Essence Face to Face, dove all'interno c'è tutte le
le cosine per fare il contouring. Visto che io non l'ho mai avuto, il set per fare il contouring, sono contentissima di averlo trovato a poco e l'ho preso, quindi magari dopo lo apriamo insieme e vediamo com'è fatto. E basta, direi che la bustona è vuota, quindi abbiamo comprato un bel po' di cosine oggi. E niente, quindi adesso sistemo tutte queste cosine, poi arriverà Federico. Se riesco faccio anche la torta fondant au chocolat, anche perché mi sono scordata di comprare le merendine al bimbo per la scuola e quindi così gli do la torta. Stavo pensando di fare la torta al cioccolato, già che ho tutto. Prima sistemo un po' due cose in casa e poi penso se farla o meno. Io quando la vedo trafficare così non capisco più niente. Poi quando la vedo da dietro, ma quanto è dolce! Quanto sei dolce tu! Quanto è dolce questa bimba! Cucù! Ah, ciao! Amore! Ehi tu! Fubi! Dove vai? Su cavallino? Cavallino papà! Ciao Bubi! Vuoi giocare anche tu a Super Mario? Vuoi giocare a Super Mario? Vai amore! Spacca tutto! Buttare il No, no, cavallino. si va. Ops! Ma